Sempre stato stare al Publio, ho avuto un mini market, ho messo su una gelateria, ultimamente una pizzeria, però diciamo tutti dando, se vogliamo, un'impronta personale, sempre la mia pizzeria, cioè con la gelateria quando l'aprì non ce n'era, gelateria artigianale. Successivamente sono venute fuori altre gelaterie, ho detto vabbè, parla di Castiglione della pizzeria. Vabbè, dice, questa volta voglio fare una cosa che non c'è. E mi sono messo a fare la pentola. La pizzeria invece l'ho fatta quando c'erano già tantissime pizzerie, ma non capivo bene il sistema di vendita, non capivo il marketing che stavano usando. Allora ho aperto una pizzeria, siamo a mezzo metro, faccio una pizza lunga 60 cm, solo 4 gusti, e uno si apparecchia, prende da bere, fa tutto da sé, deve venire da me e dirgli voglio la pizza in questo modo e poi se ne va via libero. Il risultato è stato molto bello, sia insomma di affluenza ed economico, e ora sono 2 anni che l'ho affittata a 2 miei ragazzi che stanno facendo l'università e con quelli si pagano l'università. Della pizzeria, che la cosa che mi è piaciuta più di tutti è che ho avuto tantissimi giovani grossetani che chiamavano la pizzeria scuola di vita. So, c'è anche Romano Lombardi che è stato il primo che è venuto, che è stato il primo e che ora mi ha appoggiato perché facendo politica ho bisogno di lui, mi sta rendendo. Tanti, questa è una cosa che mi ha fatto molto piacere perché era un momento della vita abbastanza triste, c'era insomma una separazione e stare con questi ragazzi è stato bello, poi tutti i ragazzi educati, ragazzi che studiavano, era piacevole. Ora l'ho affittata a quest'altri 22-23 anni, speriamo bene insomma, che devono andare dove pensano di andare. Sono rimasto senza fare niente, scuriosando in televisione, tutto questo mangiare, tutti spadellano, ho detto c'ho il genero chef, ho detto ora comincio a spadella anch'io. Però non lo voglio fare il solito ristorante, perché il ristorante che comporta una spesa non indifferente, poi c'è che è fisso, per cui dovrei spendere tempo e economie per portare i clienti. Facciamo una cosa, andiamo dove sono i clienti, qualsiasi manifestazione va bene. E dico, vabbè, che prodotto faccio? E lì ci sono i soliti hamburger, insomma tutta roba che a me non piace per diversi motivi. Uno, perché è proprio un alimento che non è che fa tanto bene, tra virgolette, e poi anche perché per lavorarci l'ambiente è stretto e chi viene a lavorare ci sta male, il cattivo odore, l'unto. Nei miei locali il posto più bello era il laboratorio, perché dove la gente lavora deve stare proprio bene, perché se parte da casa per dire devo andare in un ambiente che non ci sto bene, parte già insomma poco volenteroso al lavoro, invece cerco sempre di tenere presente questo. E allora ho scelto la pasta asciutta, primo perché come ha detto anche Pisani, la nostra, ci sono 2 parole intraducibili nel mondo, spaghetti e pizza, come si va, il nome è quello, e c'è già un marketing meraviglioso, insomma uno arriva a fare la pasta all'italiana, è fatta. Vado a vedere le industrie che fanno quei camion che vedete della porchetta, sono tutti uguali, sono super attrezzati per l'amor di Dio, costano da 120 a 180 mila euro, cambia solo diciamo, le scritte e poi alla fine sono sempre belli. Allora ho detto no, non mi piace, perché costa troppo. Pensiamo un'altra cosa, ho detto, faccio una roulotte, le roulotte sono penose, insomma, adesso c'è una roulotte e ti mette a fare la pasta asciutta, per l'amor di Dio. Anche se per esempio abbiamo visto negli Stati Uniti sono famosissime quelle roulotte fatte in alluminio, che sono anche belle, insomma, da vedere. Qui non ci sono, ho detto vabbè, come contenitore, ho detto pasta asciutta, fa una pentola. L'ho disegnata e poi devo cercare chi me la realizzava. Peccato, l'ho scoperto dopo perché c'erano anche al Grosseto dei ragazzi in gamba. Comunque sono andato fuori dal Grosseto, ho trovato dei ragazzi che fanno scenografie teatrali perché è fatta in blocchi, ho portato anche fotografia di polistirolo e poi vengono montati e esce fuori la pentola. Sì, me l'hanno fatta, sono andato a prenderla, l'ho portata a casa, mentre la portavo a casa con le nostre strade mi è cascato un pezzo, cioè, a morire da ridere.
E poi ci ho lavorato, il lavoro è stato quello di resinare l'esterno e l'interno in vetroresina e il polesterolo fa da supporto a tutta la pentola. Poi l'ho montata sopra un carrello perché il mio pensiero ce n'ho tanti. Uno sarebbe quello di mettermi a costruire pentole e darle in franchising, mettere su, diciamo, un sistema dove fornisco la pasta, fornisco l'olio, tutto un gioco fatto in questo modo. Però chi viene a comprare questo attrezzo non può essere un attrezzo che costa tanti soldi, se no si torna a quello di 120.000 euro. Qual è un giovane che dice tiro fuori tutti questi soldi? Se ce l'ha, ebbene le tenga a tasca o vada al lavoro. Quindi dovrei prendere, spendere poco e partire con un'attività che ha una grossissima resa, che ha una grossissima resa. Allora ho scelto il carrello non c'è bollo, non c'è niente, l'attacchi, lo lasci dove ti pare, è molto comodo. La pentola l'ho fatta in modo che sia autosufficiente, perché per esempio un posto dove si può andare sono le manifestazioni sportive, a me piacerebbe fuori da teatri, ma non è facile, sapete, in tutti i teatri c'è il ristorante del teatro famoso, uno esce, chi è che rinuncia? Arrivo lì il peperoncino a mezzanotte e mezzo. E mi sono attrezzato da essere autosufficiente, per esempio quella scatola che si vede, perché praticamente è un tavolo con sopra una pentola, un pacco di pasta e poi c'è l'olio e il sale. Il pacco si capovolge e dentro c'è il generatore di corrente, perché mi occorre la corrente per il frigorifero. Ora racconto questo, però pensate, non sapevo niente quanto ho corso per capire e quanti soldi ho buttato via, perché dopo la terza volta ho capito come funzionava. Per esempio il frigorifero, c'è dentro una piastra eleutettica si chiama, praticamente sono quegli affarini che si mettono nel freezer che assorbano il freddo, poi si mettono nella borsa e piano piano c'è del freddo. Allora ho comprato questa piastra, ho costruito il frigorifero con il generatore, si accende, porta a temperatura e per 5 ore a posto. Quindi se ho una corrente normale attacco la spina, se non ce l'ho metto in moto il generatore, però va spento perché non si può tenere acceso un generatore, comunque sia fa del cattivo odore mentre sta servendo un pasto. Ho dimenticato il vassoio, vabbè. E niente, poi ci sono le due bombole, una per il bollipasta, so che bollipasta dal ristorante con i cestelli, poi c'è due gas dove io lesso la pasta, viene tolta un pochino prima, si mette da parte come si fa in casa, con un po' d'olio che non si attacchi e poi via via dove vengono le persone c'ho una wok che posso fare 5 porzioni in 3 minuti. Preparo un sugo e i sughi sono migliaia, ho fatto una scelta, ogni regione ha un sugo suo, io quando vado lì farò quello più il mio. Naturalmente quello sarà più buono e il mio meno, perché cerco di farlo dove si spende poco. Però come l'ho chiamato pasta amore e fantasia, pensando neanche pane amore e fantasia, perché alla fine poi tutta la cucina è solo una questione di fantasia. La mia nonna mi diceva, ah guarda, in cucina funziona così, buono più buono fa buono buono. Però nella vita sta attento, perché buono più buono fa bischero. E niente, ho partito con questa avventura, questo Milano ed altre persone sono venute, mi hanno invitato da altre parti, anche televisioni regionali, perché sono stato a fare trasmissioni di cucina parlando di Garibaldi, non cucinando, e dice, ah vieni, faccela vedere, ma non mi piace tanto andare fuori casa, io so per casa nostra, poi dopo si vedrà. Senti, i piatti, cioè giustamente sì. Sui piatti. Piatti di pasta? Ah, allora, mi dispiace, non l'ho portato. Poi avevo il problema di mettersi a sedere, perché io vado con la pentola, ma la gente deve stare a sedere. Allora, intorno al carrello ho fatto 3 sponde, che quando si va sono chiuse, quando ci si ferma si aprono e ci sta una ventina di persone sedute. L'altro problema era, io ti do una pentolina con la pasta, poi ti do la birra o la Coca-Cola, poi ti do la forchetta e il tovagliolo, o se un polpo o un mangi. Allora ho preso, fatto una scatola, praticamente è un foglio come le scatole da pizza, diciamo, si compone
e c'è il buco per la pentolina, c'è il taglio per mettere la forchetta e i tovaglioli, poi c'è il tondo, siccome sono due diametri, Coca-Cola e birra, ho fatto quello più stretto con delle linguette che ci sta la coca, insomma quelle strette, poi si pigia, ci sta la birra e il vino perché si allarga, ho fatto dei buchi, uno così e così, che uno se lo prende come piccolo vassoio e poi c'è la mano libera e tutta la roba lì. C'è una, io mi immagino, a posto, ho fatto tutto, e sono le rote, no, anche lì, quando sono arrivato a costruire, ho dovuto pensare sia l'antincendio, ma tutto quanto, però io ho sempre ragionato così nelle mie attività, il primo a morire sarei io, non il dipendente, sicché ho sempre ragionato di ora sto bene io, stanno bene gli altri, infatti il colesterolo è ignifugo, la resina è ignifuga, che non si trovava, l'ho fatta venire dalla Germania, tutte le pitture sono ignifughe, certo brucia tutto, brucerà anche quella, ma qui 10 minuti, fa 3 metri ce l'abbiamo, per esempio il gas, ci sono due bombole e ho messo il tubo di gomma perché avevo provato con quello di rame come in casa, però con le sollecitazioni si rischia che si rompe e buonanotte, e quindi l'ho sostituito. Le bombe di gas quanti ce l'hanno? Due fuori, due le piccine. Da 25? Sì, due le piccole. E l'ho nascoste, si vede qualche foto, siccome metà escano fuori, ci ho messo un bidone del latte truccato con scritto sale e pepe, se questo non conosco scritto sale e pepe. Vabbè, anche i giovedì al mercato c'hanno le bombe aperte col sole. Sì, sì, no, quello non è un problema, non è un problema. Dopo 50 anni. Poi ho fatto i due lavelli, cioè il lavello per gli utensili e il lavello per le mani. Però insomma di olio dell'acqua, ce l'ho sotto, c'è una pompa da barca che mi manda sull'acqua e quella sono 90-100 litri d'acqua, poi c'è un altro serbatoio. Per salire sul cappello e c'hai sì, certo. L'avevo comprato uno bellino, tre scalini, l'ho messo lì dietro casa, ogni tanto ci salivo, sono andato a vedere, ma l'ho fregato, ora ce l'ho uguale, un po' più brutto, comunque vabbè, uno scalino.